Salve a tutti ragazzi e amici di Melagodo Army, io sono Nero Wolf e volevo farvi vedere questo gioco in open beta, quindi facilmente scaricabile e giocabile da tutti quanti, gratuitamente. Si chiama Oken ed è un normalissimo FPS però ambientato in un mondo leggermente diverso. Ci troviamo in un mondo post apocalittico futuristico in cui l'umanità combatte attraverso questi robottoni che vedete. Sulla destra, eh, la peculiarità di questo gioco oltre ad avere un'interfaccia completamente all'interno del robot, è la customizzazione di questi di questi ultimi. Come potete vedere, possiamo comprare degli oggetti estetici e anche delle armi che si comprano attraverso questi eh, soldi blu, questi che vedete sulla sinistra, che sono dei soldi in gioco che accumulate facendo battaglie, e questi soldi invece che sono esterni al gioco che vanno comprati attraverso soldi, soldi reali. Eh, io cercherò di accumularli attraverso i soldi in game. Poi ci sono i vari upgrade: Body Shop, che potete comprare solo attraverso soldi esterni al gioco per customizzare il vostro robot. Tutte le varie parti: Il Paint Shop, che è la stessa cosa, potete scegliere dei colori a tema sempre pagando esternamente. E qui ci sta un albero delle abilità che vi permette di specializzarvi eh, nei rami che più preferite, come Offense, Defense o Movement. Io cercherò di fare un miscuglio dei tre. Uh, al momento ho un altro punto rimanente quindi lo utilizzo su Defense Perché vedo che ultimamente sto prendendo parecchi danni uh, Ok, andiamo su Deploy Ho già fatto un tutorial che ti spiega tutto uh, riguardo questo gioco E andiamo un po' al matchmaking e ci vediamo un po' le modalità che ci si pongono Abbiamo Deathmatch che è un tutti contro tutti Un Team Deathmatch che lo conoscete tutti E uh, un Siege e un missile Assault Il missile Assault non starò a... Uh, farlo anche perché dice cattura e difendi tre uh, si, siloni di missili per attaccare le basi nemiche. Uh, siege è molto complicata perché dobbiamo um, collezionare unità di energia, difendere uh, una battleship che poi andrà ad attaccare la base nemica e, e viceversa, ovviamente. Quindi è un po' più complicato. Io mi limiterò a fare un team deathmatch a squadre, in modo che. Un team deathmatch, non a squadre perché se no sarebbe una unità a squadre a squadre. Uh, dove mi cimenterò un po' insieme a un gruppo vediamo un po ci vediamo dentro ragazzi eccoci dentro ragazzi questa è la schermata che ci pone nel momento in cui entriamo in una partita potremo scegliere i vari robot che abbiamo sulla sinistra come vedete io ne ho solo uno quindi prenderò NER 06AC ehm, qui ci sono eh, è una panoramica dei vari perks che abbiamo tra cui le armi eccetera ehm, possiamo subito iniziare premendo launch e ci troviamo subito dentro senza nessun minimo caricamento perché quello l'abbiamo già eh, fatto ed era praticamente irrisorio nel, mom nel momento in cui entravamo nella partita. Allora vediamo un po' l'interfaccia interf che ci si pone davanti, abbiamo sulla sinistra la vita, quel 709 che vedete, eh, quel pallino arancione che sono, eh, sarebbe il carburante che possiamo utilizzare per spostarci velocemente nel campo di battaglia o per volare. Mi raccomando, tenetelo sempre sotto controllo e non permettete che questo finisca perché altrimenti dovete aspettare che vi si ricarica. Con il tasto sinistro del mouse spariamo la nostra arma primaria che come vedete si può, può andare in overitto, ovvero uh, surriscaldarsi. E ci stanno sparando. E con l'arma secondaria invece, col tasto destro, spariamo i missili che possiamo far esplodere noi nel momento in cui vogliamo. Premendo C invece... Uscirà un mini drone che ci curerà completamente il robot. Però ovviamente dovete fare attenzione a dove vi curate, altrimenti rischiate di prendervi belle botte. Adesso buttiamoci subito nel bel mezzo della battaglia. Con Q potrete eh, spottare il nemico a di Battlefield, tranquillamente. Spostiamoci, ho poca vita. Giù. No, questo mi ributta su. Ok, abbiamo dalla nostra parte la. Ok, abbiamo 9 di vita. Curiamoci. <ride> è stata. <ride> Meno male che c'era la torretta. Quella è un. Diciamo, un bonus che può buttare chi ha raggiunto un certo livello. Io sono a livello 5, quindi. non posso um, ancora ottenere quel determinato bonus. La cosa, ovviamente, brutta è che, essendo un gioco con un albero di abilità e quindi uno skill tree come volete voi, eh, da. Un vantaggio a chi è di livello più alto. Questo è l'unico lato negativo che posso dire su questo gioco. Perché altrimenti non ho niente da ridire su di lui. Ha avuto pure un supporto fantastico. Chi mi spara? Sparano da sopra. Spariamogli. Ah, si è fatto esplodere da solo. Questo l'ho preso e l'ho ucciso. Praticamente, dove mi butta questo su? Questa ci dovrebbe lanciare sopra, però non so perché c'è qualcosa che lo blocca. Ok, spostiamoci subito in un posto un po' più sicuro per uh, curarci. Ok. Ok, stiamo vincendo, siamo 11 a 9. Come vedete, in basso a sinistra possiamo vedere il punteggio: score e uh, gli XP che guadagniamo, i punti esperienza che guadagniamo da ogni uccisione. Beccati sto missile. Ok, qualcuno l'ha preso. Porca miseria. Sono ricaduto di sotto. Però ho preso l'Astis almeno. Uh, voglio uscire da qua sotto. Su, spostati. Vai qui. Ok. Qui. Cerchiamo di non isolarci, meglio stare in gruppo. E invece mi sono allontanato, porca miseria. Mi serve abbastanza carburante per andare di là. No, appunto, l'ho finito. Che novità. Ok. Nella mappa in alto a destra potete vedere attraverso delle freccette eh, la locazione del uh, nemico. Anche in, in termini di altezza. Se la freccetta è rivolta verso l'alto si troverà in un livello più alto del vostro. Ho ucciso. E io come ogni volta... Sempre casco, sempre di sotto, Dio mio. Ok. Porca miseria. Dai, che lo uccidiamo. Ucciso. Andiamocene, andiamocene. Di sotto, sempre, di sotto, di sotto. Mi piace di sotto alla fine. Curiamoci. Abbiamo pochissima vita. Ecco, mi stanno sparando. Porca miseria, c'è il cazzo qua. E infatti mi ha fatto esplodere. Vabbè. Mi ha visto nella minimappa nel momento in cui sparavo. Vai con lunch, ovviamente non c'è nessun tempo di respawn in questa modalità. Nella modalità siege, invece, abbiamo un tempo di circa 8 secondi prima di poter respawnare. In modo tale da dare un vantaggio a chi sta attaccando, ovviamente. Guarda quello, ha sparato un Vediamo se passa di là. Niente, meglio allontanarci, è troppo lontano. Vai con quello, ce ne sono due là. Non c'è il fuoco amico, mi pare. eh Dico mi vale perché non ne sono sicuro Presto, spostati Diamo supporto a lui Ah ci siamo presi però 45 Levati Ok Ottimo ottimo Curiamoci Lo sta facendo anche il nostro alleato Ok, intanto abbiamo accumulato 446 punti di esperienza nel momento in cui siamo entrati nella partita. Eh, che dire, mi sa, aspetterei lui, sinceramente. Almeno andiamo insieme. Qualcuno. La cosa fatta un po' male secondo me è che si può targettare qualsiasi punto, ed è fatto male questo perché io anche se non sto mirando un nemico posso targettare i vari punti, ed è fatto male questo. Uh, cioè, è, è più realistico tecnicamente. Però ti può disorientare non poco. Uh. Dio. Ok, buttiamoci qui. Su. Stiamo vincendo di 4 punti. Non capisco una ceppa. Guarda quello lì. Via 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 via, buttiamoci. Ok. Ce l'abbiamo fatta per... Non ce l'abbiamo fatta. È arrivato... Quello lì che si muoveva in modo... <ride> sincopato. Ok. Andiamo con il resto del gruppo. Siamo ancora in vantaggio. Mancano 7 minuti alla fine. Non ci capisco niente però. Ok. Dovrebbe esserci un nemico là sotto. Scendiamo con cautela. Non ci sta danno da caduta, tuttavia. Non so perché nel momento in cui Dopoterra mi preme. mi viene voglia di usare i propulsori. Ok, stanno tutti là sopra. Andiamo là sopra allora. C'è qualcuno però che mi sta sparando. Eccolo è questo. Mi ha mancato. Lo prendiamo. Ok. Però non l'abbiamo ucciso noi. La sfera gialla indica che in quel punto c'era morto qualcuno Spero di riuscire a dirvi tutto di questo gioco Io eh, vi dico quello che so Però non è detto che io sappia tutto Non ho partecipato nemmeno alla closed Beta eh, Sinceramente l'ho seguito, diciamo, molto ci sono... l'avevo seguito parecchio Preso in pieno, lui mi ha mancato Però un altro mi ha fatto esplodere Con uh, un cavolo di... ...to qualcosa, insomma 6 minuti alla fine della partita e stiamo quasi per perdere. Cioè non per perdere, la partita è in parità però io quello lo seguo. Ok, ricurriamoci. Adesso su, su, su bello, vai vai, 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 vai. Mannaggia, ma ha colpito quello. Ok, ci siamo. Vai con questo mega salto. Chi è questo? È un nemico. Porca miseria, mi ha preso un pieno. Dai, su che ce la facciamo? Io ho la difesa più alta della tua. Ok. In realtà non sapevo se c'avevo la difesa più alta della sua, però io mi sono specializzato più in difesa. Ok, curiamoci. Vediamo lo score. E non mi trovo... Ah no, sì, 5-4. Che radio schifoso. Su dai. 5 minuti alla fine del match. Ecco un altro amico. Gli speriamo una cannonata. La prendiamo. Dai, 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 dai. Vuole andarsi a nascondere per. Per curarsi. Eccolo lì. Guarda come scappa. Uccidiamolo. Però ovviamente penso che moriremo pure noi. Eh infatti sì, ce lo siamo meritati, ci siamo spinti troppo oltre Pur di uccidere un nemico, però almeno ho guadagnato pure un assist. Vado ecco con launch 5-5, uh, orribile, orrore. Rieccoci qui, con ecco quello. Sì, ho sparato proprio. Andamos, andammo, se ne Ok, curiamoci, va. Meglio non sprecare neanche un chicco di energia. Neanche ehm, mi sono ricaricato tutto. Ok, però non l'ho eliminato io. Chi prende il kill si fa un bel po' più di esperienza. Ehm, va bene, vai, sali, vediamo. Ok, quello lì ce n'è uno. Ma perché me l'hanno fregato e eh, dai! Intanto mi curo Stiamo vincendo, sì dai, siamo a 37 a 33 Possiamo farcela. Ok Via sopra Anzi no preferisco quello lì Mi dovrebbe portare più sopra e infatti è così, ok. Eh però combattono sotto adesso. Mi sparano. Via, di sotto. Non è il caso di metterci a combattere uno contro due. Speriamo che non vengano giù a cercarmi piuttosto. Ok. E... Dov'è che sta? Ah, hai fatto una cavolata, amico Spia di sta cannonata Ok Vediamoci dalle palle Forse riusciamo pure questo? Sì Curiamoci va Che okay. stiamo veramente messi male nel momento in cui la salute raggiunge una certa percentuale Arriva di colore rosso Ok Allora, un piccolo piccola parentesi sui requisiti di computer eh, Non crediate che sia Troppo esoso in termini di requisiti Non è per niente esigente eh, Me la cavo benissimo con una GTX 570 Quindi eh, Ma si può andare pure con uh, Altre schede video di fascia Medio-bassa, secondo me eh, È vero che siamo nella open beta E da quanto ho visto, spesso la open beta Risulta più fluida della release, però mi ci trovo a giocare senza problemi. Ok, l'ho ucciso almeno. Vai, uh, direi no. C'è la salute, ce l'abbiamo tutta. Spostiamoci qui. Ci dovrebbe essere un nemico qui. Boom. Ok, stanno sopra di noi, eccone uno là. Tra l'altro, con la skin modificata. Eh, mannaggia. Porca miseria. Livello 3, tra l'altro. Ci siamo. Dovrebbe mancare pochissimo. Manca un minuto, infatti, più o meno. E... Ok, dai, siamo migliorati un po'. 9-6. Uh, come seconda partita ci può stare, perché già ho fatto un video nel, nel mio canale. Oh 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 oh. No, l'ho mancato di brutto. Spostati qua, spostati qua. Probabilmente si butta di sotto per cercarmi. Curati intanto, va. Abbiamo 40 secondi. Stiamo 46 a 44. Oddio, c'è la possibilità di perdere. Però questo cazzo. Ah, no, ma è un amico, è un amico, è un amico. ha fatto prendere un colpo uh, 47 a 44. Lì ce n'è uno. Ah, l'hanno già fatto esplodere, ok Tra l'altro, una cosa che non vi ho detto Con R possiamo buttare il perk che abbiamo selezionato Ad esempio c'è lo scudo adesso, vedete, non mi fa niente E io mi ci curo Oh, oh, è finito Leviamoci, <ride> ho fatto una cavolata Volevo fare un po' lo sborone, in effetti Poi dipende dal perk che avete selezionato A seconda della configurazione del vostro robot Ok, è finito Abbiamo vinto The ultimi one. Dovrei avermi. Dovrei essermi aggiudicato il terzo posto, forse? No, non ho il terzo posto. <ride> Peccato. E torniamo alla selezione principale, quindi il live match. Ok, ragazzi, il video finisce qui. Eh, spero che vi sia piaciuto e spero di riuscire a fare altri video qui su Melagodo Army. Per me è stato un piacere e. Vi aspetto tutti per giocare insieme a Oken. Ciao ragazzi!